Allora, nella mia strada fu ucciso un tedesco la notte del 2 agosto 44. Quel momento in poi, naturalmente temendo la rappresaglia tedesca, che insomma, si diceva per ogni tedesco ucciso 10 italiani, è chiaro che al momento si innescò una paura fra la gente terribile, per cui praticamente quando poi c'è stata la rappresaglia tedesca, cioè la sera dello stesso giorno verso le 23, arrivarono i tedeschi, trovarono le case vuote, fortunatamente tutti erano scappati, e allora la rappresaglia fu realizzata, perché loro minarono ogni casa, e quindi praticamente la Via Michela Maris saltò completamente, più o meno, perché insomma fu una minatura anche molto veloce. Loro avevano, la sera dopo fecero saltare i ponti di Firenze, quindi pensate, dunque, questo è il 2 agosto, il 3 agosto fecero saltare tutti i ponti di Firenze. Era un problema per qualunque cosa, cioè voglio dire trovare il pane, trovare l'acqua alla fonte, perché poi Firenze ha avuto 7 bombardamenti in pochi mesi, per cui saltavano le tubature, quindi voglio dire c'è un problema di approvvigionamento dell'acqua. Andavano in città, a loro rischio e pericolo, per portare medicinali a chi ne aveva bisogno, alcune croce rossine soccorrevano i feriti, trovare il latte per i bambini, trovare l'acqua per chi non aveva l'acqua in casa, insomma voglio dire resistenza in genere. Sì, siamo portati a pensare che è quella giustamente combattuta dai partigiani, però c'è stata una resistenza, diciamo, quotidiana, cioè di giorno in giorno, più nascosta, più come posso dire, un po' più in sordina, però altrettanto importante. Io credo anche che sia un periodo che si può ricordare proprio per un senso di forte di solidarietà. L'omonimo Campo di Marte non è preciso, non si hanno notizie precise, però c'è una parola antica, l'etimo proprio antico è Camarte o Camarzo, Camarte o Camarzo, che significa luogo di mercato. Quindi noi ci si può immaginare che da Fiesole scendevano, ma si parla proprio in epoca etrusca romana, scendevano, avevano in questa piana che poi arriva al fiume, avevano mercati, scambi di merci, insomma quello poteva essere allora. E bisogna pensare proprio al Campo di Marte come viene definito un'area di mezzo fra la collina di Fiesole, e poi dovete pensare a tutto un susseguirsi di campi, di fattorie, quindi si parla dell'800, 900, fino poi arrivare all'Arno. Ai primi del Novecento la zona del Campo di Marte diventa un campo di volo. Ecco, è proprio il primo campo di volo a Firenze, perché naturalmente all'inizio sono i militari che fanno queste gare aviatorie con dei piccoli apparecchi, ma poi successivamente diventa proprio aviazione civile. Nel 1910 vengono fatte delle gare aviatorie proprio a livello europeo, e c'era un grande pubblico, cioè i fiorentini venivano a vedere queste gare, e ci sono delle foto bellissime, tutti con il naso in su, perché insomma qualcuno poi faceva veramente delle peripezie. Campo di Marte è casa mia, certo. È impossibile non essere affezionati a Campo di Marte. Chi è nato a Firenze, chi ha vissuto il quartiere come me, che è nato nel 70, di lì si ricorda tutto. Era l'aeroporto della città, diciamo così, era l'aeroporto militare. C'è anche un monumento che ricorda gli aviatori, ed è nel giardino di Viale Malta al Campo di Marte. E la zona sportiva da sempre della città, lo Stadio Franchi è del 1931, si chiamava Stadio Giovanni Berta,
è un'opera bellissima dell'architetto Pierluigi Nervi ed è nato quello. E prima erano tutti campi, poi c'è nato il quartiere intorno, ma è questo il Campo di Marte. Riprendono le costruzioni delle case, delle, prima di tutto delle strade, ponti, insomma. Poi è una zona ricchissima di piccoli artigiani, quindi piccole imprese, anche nella zona per esempio di San Salvi e Bellariva. Quindi tutto questo è sparito. L'acqua, perché al Campo di Marte c'era l'acqua che nasceva dai pozzi sotto Campo di Marte, quindi quando ero bambino con mio babbo andavamo a prendere l'acqua perché era più buona di quella che usciva dal rubinetto di casa. Quindi Campo di Marte per i fiorentini che hanno la fortuna di nascere in questa zona soprattutto è sicuramente fonte di tanti ricordi. La zona è diventata una zona residenziale e sempre più ha avuto questa vocazione sportiva. È una zona che fortunatamente andrà avanti così nel tempo. È sempre l'area dove c'è la piscina, dove c'è lo stadio, dove c'è la Fiorentina, dove c'è il campo da baseball, dove ci sono le aree sportive dell'Africa, dove c'è l'area sportiva della Flora Gafir, dove c'è la Firenze Marathon, dove c'è il rugby, dove c'è la pallanuoto, la Rarinantes, dove, insomma, dove i fiorentini che vogliono fare sport possono andare. Quello è il Campo di Marte e adesso non solo quello, insomma, da qualche anno c'era questo parchino anche di skateboard e adesso si può fare anche lo skate a livello più importante, insomma. Seen from head on, the skateboard may be observed to have a sort of double undercarriage or two pairs of wheels. Mounting the wheels on flexible pivots allows the pilot of the missile, if I may be permitted to use the term, to turn to the left or to the right and to execute large sweeping circles as well as the zigzag movements of the slalom. Building on these fundamental principles, an infinite variety of maneuvers becomes possible. Scoperta è stata entusiasmante perché io vengo dallo sci, perché lui è istruttore di sci, quindi mi ha insegnato ad andare sullo sci, poi sui pattini. E quando uscì il film Mercoledì da Leoni, insieme alla trasmissione televisiva Odeon, tutto quanto fa spettacolo, che facevano vedere appunto gli skate che andavano per la strada, queste tavoline incredibili, dissi: cavolo, non c'è bisogno di andare sulla neve, non c'è bisogno di mettersi dei pattini, ma mi metto questa tavola sotto il braccio, trovo una discesa e vado. E quindi lì fu un'illuminazione assoluta e la prima volta che si provò questa tavolina, che era in fibra di vetro con delle rotine molto, molto, molto semplici e neanche i gommini bushing, ma c'aveva le molle, però l'idea di surfare l'asfalto era una cosa che ancora ho questo ricordo, insomma, incredibile, bellissimo. Già a volte lo skate ancora nel 2018 è considerato, no? Cioè, una cosa, immaginiamo nel 77. Il concetto era quello di scendere, di utilizzare lo skate non tanto per fare dei trick, che ancora non sapevamo cosa fossero, non c'erano le tecniche di slide, di frenata, né niente. E si frenava col foot brake, cioè, chiaro, si finiva la scarpa. Non avevamo nessun appoggio con nessuno. Io ero appunto in questo sci club, si chiamava Campo di Marte, e detto il nome a questa squadra dei ragazzi. Io ero pattinatore e sciatore, non mi interessava, però vedi che loro si divertivano, raggruppai un po' di ragazzi e si andava alle rampe a provare, io guardavo e loro provavano. Venne appunto questi due artigiani che facevano il ferro, videro e fecero da loro, senza chiedere nulla, uno schermo.
e venne da questi ragazzi a provarlo. Me lo provate, me lo provate. Io ho preso l'occasione, guardi che io farò una squadra. Allora, da quel momento ci dette 20 schermi. Gaduccio e Pennacchi. Tant'è vero, nelle gare veniva sempre insieme a noi a vedere come andava. Quando lui si andava a Campo di Marte, si metteva i birilli o si metteva l'asse per saltare, si faceva la gente, o le foto della gente lì a guardare, cioè, come fate ad andare? Sembrava una cosa, cioè, impossibile, no? Perché cioè, la tavolina, fare lo slalom, rimanere in equilibrio, pure ci veniva facile. Insomma. Anche gli anziani, anche persone di 40-50 anni, vedevano questi ragazzi sfrecciare, era una meraviglia, una cosa nuova. Che la gente si era applaudita continuamente e io avevo questo vantaggio di essere l'animatore, diciamo. Lo stile libero era più una danza, era due, quando si faceva l'esibizione erano 2 minuti con una musica, io mettevo Star Wars, era il periodo preciso, però bene, entravo, facevo dei manual, facevo un flip laterale, facevo una verticale, facevo spesso walk, facevo ecco degli esercizi molto basici con questa tavolina qui, che era una tavolina veramente basica, leggera, una fiber flex dell'epoca, questo è tutto originale, a parte le ruote, ma c'è il tracchettino della Seven. Ecco, questa è stata la prima tavolina da stile libero, si chiamava, facevamo stile libero. È sempre stata tuttora il palcoscenico migliore per andare in skate a Firenze, perché sono 900 metri di assoluta bellezza, cioè voglio dire, vedi tutto lo skyline di Firenze, la discesa è ottima, a livello così emozionale sia una delle cose più belle in assoluto. Lo spirito di libertà, lo spirito di indipendenza, la possibilità anche di un mezzo di locomozione alternativo, di portarti dietro. Io me lo sono sempre portato dietro, ho smesso appunto il militare e tutto, però io me lo portavo dietro sempre lo skate. Io ho sempre avuto la tavola in macchina, fisso sempre. Perché comunque mi ricordo anche in moto, ho fatto un po' di viaggi in moto lunghi, e me lo sempre portavo la tavolina, sempre questa qui. Perché magari trovavo una strada da surfare e me la surfavo, lasciavo la moto e scendevo giù. Fino a poco tempo fa l'avevo in macchina una tavola, io l'ho sempre avuta in macchina. Che comunque mi dava quell'idea di libertà, quell'idea di che era sensazionale, ecco, una cosa che non si può spiegare. Insomma, la vivi sulla tua pelle di poter scendere da una bella strada asfaltata con la tavola, insomma. Praticamente ricorrevano i 40 anni delle prime discese, perlomeno a Firenze, di skate. Era il 77, che dopo una trasmissione meravigliosa come Odeon, con tutto quanto fa spettacolo, che ci fecero vedere, diciamo, questi pazzi, questi temerari, queste tavolette che andavano giù per le discese delle strade, e noi a Firenze riuscimmo a procurarci queste tavolette e iniziamo nel 77 a andare per le strade. Con lo quale rampe di Piazzale Michelangelo. Quest'anno, purtroppo, 2017, sono passati 40 anni, però alcuni di noi ancora riescono ad andare per le strade con le tavolette, con gli skate. Quindi lo skate va bene, è bello e viva lo skate, insomma. Siamo i vecchi, eh? Nel 77 si scendeva. Allora, loro nel 77 scendevano dalle rampe. E ancora ci si fa, eh? E ce la fanno ancora e ci fanno culosi. Allora, 40 anni dello skate a Firenze grazie a loro, soprattutto. Ciao. No, baby, non credo che nella mia generazione a Firenze ci sia mai stata una struttura creata dal comune per poter skateare. Devo dire che ho iniziato a entrare nel mondo dello skate con le fotografie che noi sui magazine di heavy metal si vedeva, quindi foto dei gruppi tipo Metallica, Anthrax,
che avevano queste foto con gli skate in mano, le magliettine Thrasher. E lì, capito, per noi era un mondo che quasi ancora non faceva parte di Firenze, dell'Italia, di Firenze in generale. Frequentavo il centro sociale all'Indiano, alle Cascine al tempo, vedendo dei ragazzi che erano ragazzi sicuramente, che loro diciamo nella scena hardcore, che appunto centro sociale, squat, concerti, e sti ragazzi facevano questi trick anni, proprio anni 80, che saltavano gli scalini montandoci sopra, ora non sapevo neanche dargli un nome. Facevano poco, ma per noi, per me era già tanto vedere questi ragazzi che saltavano come cavallette. Qualcuno, non mi ricordo, ruppe il ghiaccio, scoprimmo un negozio a Prato. Quindi ecco, per noi diventò quasi una piccola meta del sabato andare a vedere i prodotti, le tavole. E andava di pari passo con la musica, fondamentalmente thrash metal, hardcore, le fotografie dei dischi. Poi cominciavano a girare le prime videocassette, mi ricordo una videocassetta della Powell Peralta, che c'era appunto Natas, faceva Street, Caballero, poi qualcosa anche Tony Hawk, girava video di Rampa, che per noi erano appunto cose mai viste. Chiaramente noi, non avendo le strutture che adesso ci sono, per noi tutto era una struttura da poter utilizzare, appunto il bank fatto in piastrelle della banca Andrea Morgagni, e piuttosto che le panchine nei giardini. Chiaramente le persone che ci vedevano erano costantemente un urlarci contro: ah, vandali, rovinate la città. Era visto ovviamente male, perché noi non è, era l'unico posto, era usufruire di quello che era l'arredamento urbano. Quattro anni fa sono ritrovato ad avere questa idea di realizzare il park, in realtà di dare un luogo vivibile ai ragazzi, perché non era assolutamente un posto dignitoso quello che c'era, era completamente lasciato andare, era distrutto. Passetto passetto è stato più difficile il passo iniziale di instillare fiducia prima nei ragazzi che hanno formato l'associazione con cui abbiamo poi coordinato, diciamo, i lavori, e non solo i lavori, la progettazione e tutto, ma dare la forza anche a questi ragazzi di credere in se stessi e credere di poter presentarsi di fronte alla pubblica amministrazione e poter chiedere. Da zero siamo riusciti a creare un'associazione, a creare una piccola comunità e a far credere veramente alla pubblica amministrazione di avere davanti delle persone che avevano voglia di fare, che avevano voglia di prendersi delle responsabilità. E questo ci ha permesso di disegnare un park, di fare delle proposte all'amministrazione, che ha risposto. Quando sono venuti da me due pazzi che mi parlavano di skate, e ho capito che la passione che c'era in queste persone. Sono andato a vedere, ho visto la quantità di persone che c'erano. La consigliera di quartiere Papini, Manuela Papini, che aveva un bambino che faceva skateboard nel parchino lì di Campo di Marte, mi ha fatto appassionare allo skateboard, e la voglia che ho visto negli occhi di questi ragazzi che sono venuti a parlarmi della possibilità di fare un nuovo skate park. Ho visto i bambini che c'erano, ho visto come si comportavano, ho visto quanto volevano bene al loro parchino, che era quasi distrutto, bene, e anche un po' pericoloso. E questa mi ha spinto tanto a credere in questo investimento. Non sarebbe riuscito se non ci avesse creduto altrettanto anche l'allora assessore allo sport Andrea Vannucci, che fin da subito invece è stato entusiasta, e devo dire ha fatto bene, abbiamo fatto bene, perché i risultati sono straordinari. Io credo molto nella libertà di muoversi e di fare sport all'aria aperta. Ci credo tantissimo,
Penso che siano i denari meglio investiti quelli che promuovono lo sport andando a occupare dei luoghi all'interno della città che le persone fruiscono gratuitamente, liberamente e tendenzialmente anche senza orario, no? Perché poi sono luoghi di cui poi le persone si prendono cura. A un certo punto l'assessore Vannucci, l'assessore allo sport, deve aver visto la voglia, la reale voglia di questi ragazzi. E durante una riunione ha preso questa decisione di supportarci, di supportare la scena e di ridare un luogo vivibile e bello, finalmente bello e costruito secondo la voglia degli skater. Diciamo che sullo skatepark era abbastanza sicuro che poi le persone se ne sarebbero preso cura come fosse una cosa propria. Lì c'è stato un confronto molto, secondo me, fruttuoso tra il nostro comparto progettazione, i nostri servizi tecnici, che mi date l'occasione, li ringrazio perché hanno fatto un lavorone proprio di ascolto di chi lo frequentava questo spazio, questo skate, cercando di mettere gli ostacoli che erano più adatti, fare le cose che servivano davvero, ecco, non prendere un prodotto preconfezionato e calarlo lì, ma cercare di fare una roba per cui chi ci andava sapeva cosa trovava e sapeva cosa trovava perché aveva contribuito a dire ci vuole questa cosa qua. E si vedeva già all'inaugurazione del cantiere, quando ci siamo visti, che loro erano appassionati della materia. Questi sono quei colpi di fortuna che per fortuna ogni tanto nella vita delle città e delle amministrazioni succedono, e trovare qualcuno che deve fare un lavoro, che è innamorato di quel lavoro, è innamorato della destinazione che il suo lavoro contribuirà a creare, è veramente un valore aggiunto. Ecco. Il giorno stesso in cui hanno visto le recinzioni intorno all'area, ho visto in alcuni veramente la luce del bambino che va a scartare un regalo di Natale. Mio figlio che riceve il pacco ha gli stessi occhi. Il vedere la prima picconata sul terreno dell'attuale parco è stato... effettivamente, eccolo, ce l'abbiamo fatta. Costi hanno dovuto, diciamo, far ridimensionare un pochino alcune idee, ma tanto di cappello a Mazzuca e Coppini per la progettazione, per la realizzazione, perché sono riusciti a creare da una serie di idee sconclusionate che alla fine avevamo messo giù con un budget limitato, direi un parco stupendo.
il presidente di quartiere devo ringraziare. Emanuela Papini era consigliera di quartiere e nell'ultima consigliatura era un bambino che faceva lo skate e ha fatto appassionare allo skate anche me. Andrea Vannucci, che ci ha creduto da subito e ci ha messo i soldi. L'assessore allo sport Buccione, che chiaramente ha avallato tutta l'idea. I servizi tecnici, il dottor Mazzoni, Laura, tutti. La ditta, abbiamo trovato una ditta appassionata di skateboard, okay, che è anche Stratihand, giusto, bene. Che ha fatto un lavoro con tanta passione, veramente facendo, credo, un ottimo lavoro, perché mi sembra che i commenti sono tutti molto positivi. I ragazzi che tutti i giorni ambientano questo posto, che penso saranno sempre di più, il ringraziamento è a tutti loro e adesso divertitevi, come si dice, skateando? Dicevo, vai, sì, vai, divertitevi. Vai. Allora, tagli il naso, vai, è l'assessore, vai. Oh, un applauso! Allora, hanno iniziato prima, ha iniziato Michele con la sua ditta per fare tutti i lavori di preparazione del posto, del cantiere. E poi sono arrivati Joe e il Coppo per fare la carpenteria e io sono arrivato per ultimo per fare i getti e l'iscialcimento. In tutto non lo so di preciso, però so che erano i mesi più caldi dell'anno, quello lo so di sicuro, per esperienza. È stata una figata e beh, sentivamo magari un po' di responsabilità perché comunque abbiamo fatto noi il progetto, speravamo che sarebbe piaciuto agli skater di qua. Ovviamente abbiamo sentito un po' di pareri prima di approvare il progetto finale, però poi la responsa vera sia solo quando gli skater lo skatano e ti dicono se gli è piaciuto oppure no. Sembra che sia andata bene. Alla fine è andato tutto bene, a parte il caldo che era veramente potente, però di base è andata bene anche perché eravamo un gruppo, praticamente tutti skater a lavorare, perché la ditta di Michele, c'è dentro Michele, c'era Ghigo a lavorare, Dario. Lui è un mulo quando skate, è un mulo quando lavora, lui è così, è un tipo preciso, non vuole lasciare le cose ma neanche a metà, fatte come lui non vorrebbe. Finché non sono come le vuole lui, continuo. E infatti certe volte lo si mollava qua. Beh, per fargli skatepark sicuramente c'è da essere skater da un bel po'. La cosa più importante credo che sia quella. Poi secondo me ci vuole umiltà di imparare e di ascoltare le critiche, di riconoscere gli errori, perché comunque cioè, noi ne facciamo tanti e cerchiamo di riconoscerli e migliorare volta per volta. E il fatto che Firenze non ha mai avuto un park vero e proprio, appunto lo sentivamo un po' come una responsabilità, perché un conto è se fai un park in una città che ce n'ha già 10, dici ok, magari faccio un po' quel che mi pare, tanto di roba da skater ce n'è. Qua c'era da cercare di accontentare un po' gli skater di qua per bene e abbiamo cercato di seguire un po' come skatano il local qua, cose così. E quindi sì, siamo sentiti un po' onorati e un pochino anche sotto pressione. La parte più emotiva qua è stato il supporto del local, gli skater qua di Firenze che venivano a trovarci e erano presi bene e magari si faceva la skatatina dopo il lavoro e insomma erano contenti di quello che stava venendo fuori. È una soddisfazione, appunto prima mi dicevi delle soddisfazioni di questo park, una è che ci vedo sempre tanta gente e spero che continui così. Vedo sempre che, cioè, quando vengo a skatare c'è sempre pieno e prende bene, anche magari a volte anche troppo pieno, però insomma meglio così che vedere il park vuoto.
Lavorare a luglio qua senza ombra, con 35 gradi alle 9 del mattino, sì, non è stato divertente, però dal momento in cui abbiamo progettato noi il park eravamo veramente contenti di poterlo poi realizzare, perché è un privilegio anche pensare a un luogo, disegnarlo e poi costruirlo e poi skatearlo. È un cerchio che si chiude. Vedi la gente che lo skate ed è contenta, insomma, il feeling è ottimo. La sorpresa nel vedere realizzata una cosa che prima era solo su carta. Cioè l'impatto visivo quando vedi una cosa finita e ti ricordi a come te lo stavi immaginando quando era sulla carta. Perché quando lo disegni tu già te lo vedi, no? Nella testa. Poi però quando lo vedi veramente è una bella sensazione. Questa roba qui, poi anche con gli altri skatepark capita, però questo qua, essendo il primo, c'hai più l'impatto. Ed è bello, cioè mi dà un senso di coerenza tutto questo, no? Che la gente che ha lavorato adesso skate. È bello, cioè è così che dovrebbe essere. Credo che questi interventi qua abbiano anche un valore che va al di là dello sport, ma perché sono luoghi di aggregazione, sono luoghi in cui le persone si incontrano, in cui fanno rete, in cui fanno amicizia, in cui magari leticano e si scherzano un po', perché fa parte delle relazioni umane e appunto si sentono più a casa. Abbiamo fatto le cose bene, abbiamo fatto risparmiare l'amministrazione comunale, abbiamo assegnato i lavori tramite bando, ma abbiamo avuto la fortuna e la bravura di assegnare i lavori a una ditta di appassionati e di skater che ha lavorato benissimo, senza fermarsi mai, e ha fatto un parco come lo volevano gli appassionati e gli esperti del settore. Questo per me è un motivo di orgoglio, dimostra che quando c'è passione, voglia di fare le cose bene e anche qualità e competenza della materia, le cose bene riesce a farle anche il pubblico. E il merito è dell'amministrazione comunale, ma anche degli appassionati, di tutti gli appassionati, perché ci hanno indirizzato nella strada giusta. È uno sport bello, fatto all'aria aperta, da gente vera che non se la tira, ma che non ha paura a sbucciarsi i gomiti e a ripetersi sullo skate. Credo che sia bellissimo e sono contento che sia nel mio quartiere. Ecco. Ho dovuto semplicemente ascoltare, farmi carico di un'istanza, perché di un'istanza si trattava, e poi evidentemente utilizzare tutti gli strumenti amministrativi e politici per portarla in fondo e realizzarla. Perché alla fine lo skate è una disciplina che è capace di esercitare un certo fascino indipendentemente da chi lo pratica e chi non lo pratica, perché poi praticanti non è che siano centinaia di migliaia, però è un qualcosa che genera, suscita simpatia istintiva. Qualche ragazzo mi dice che se non ci fossi stato io il park non sarebbe mai stato fatto. Non è vero, io non ho fatto nulla, io ho fatto da tramite fra i ragazzi e l'amministrazione comunale. Il primo passo è stato quello di chiamare i ragazzi uno a uno e dirgli: ci troviamo ad un pub e stiamo 2 ore a parlare. Vi voglio raccontare cosa mi è venuto in mente e la passione che mi è rientrata dopo più di 20 anni che non rimettevo piede sullo skate. Ho notato fra di loro una non solo una complicità, ma un sostegno, ecco, direi un sostegno che si danno vicendevolmente, non solo, non tanto a livello sportivo, ma a livello di comunità, a livello personale, che non vedo
che non vedo nei ragazzini di oggi, nei ragazzi, nei ragazzini di oggi. Ci abbiamo messo 3 mesi per trovare un nome, 4 mesi per raccogliere le firme, per fare l'associazione. E tutti, dico tutti, quelli che erano presenti hanno dato il proprio contributo. È questo quello che hanno costruito, non è semplicemente una struttura di cemento che per qualcuno può dire qualcosa o per altri può dire soltanto confusione. No, è la concretezza dei sentimenti delle persone.